Non è un errore, ma ho scelto di lasciare questo video per i primi secondi con lo schermo nero per non spoilerare subito di quell'artista vorrei parlare oggi. Non è un artista di cui si parla spesso, sbagliando secondo me perché le sue opere sono estremamente interessanti. E in un certo senso la musica che state sentendo, che accompagna lo stupore dei visitatori del Jurassic Park nel vedere dinosauri vivi sulla Terra, può essere sicuramente un indizio sul capire di chi voglio parlare se paragonata con lo stupore e la meraviglia che io ho sempre provato davanti alle opere di quest'artista olandese. Non è stata una scelta musicale facile, neanche immediata, ma la necessità di avere della musica che coprisse i rumori di fondo mi ha portato a fare questa decisione. Ma non perdiamoci in parole, vorrei produrre un video leggero e facile da seguire, quindi cominciamo. Questo presente è dedicato in particolar modo alla mia funzione di dominante, ma a tutte le persone che, come noi due, spesso si ritrovano a pensare fuori dagli schemi o ancora meglio si sentono un po' fuori di testa, un po' pazze. Bene, a questo punto la nostra professoressa esordirebbe dicendo: iniziamo il nostro percorso alla scoperta di questo artista con un suo autoritratto. Che cosa vedete? Ecco, vediamo un incisore grafico olandese e vediamo Maurits Cornelis Escher, appunto, come ho già detto, olandese, ma che visse a Roma tantissimi anni, si sposò a Viareggio, quindi la sua esperienza italiana fu di estrema importanza e lui stesso definì gli anni italiani come gli anni migliori della sua vita. Capendo la tipologia delle sue opere, si può assolutamente intuire il motivo della mia dedica, esposta precedentemente. Le sue opere sicuramente sono grandi esempi di rappresentazione dell'infinito, di paradossi, di simmetrie particolari e di figure geometriche impossibili. Soprattutto queste figure impossibili hanno da sempre attirato la mia attenzione. 6 o 7 anni fa ho avuto occasione in gita con le medie di visitare una mostra di opere di Escher a Reggio Emilia. E dopo qualche anno mi ritrovai a riguardarla, a rivisitarla a Milano perché mi aveva colpito veramente tanto questo artista. Tuttavia, sicuramente parlando di Escher, più che questo autoritratto del 1929, a qualcuno potrebbe venire in mente la mano con sfera riflettente del 1935. Già da quest'opera è possibile capire quello che voglio cercare di esprimere, pur non offrendo infatti niente di trascendentale o di impossibile come vedremo in seguito, rappresenta chiaramente e con grande chiarezza tutto quello che stavo dicendo prima, il senso dell'infinito, questa ricerca di un punto di vista, una prospettiva, una visione differente e insolita. Ecco, penso che insolito sia l'aggettivo ideale da usare in questo caso. Infatti la sfera distorce l'immagine, dà un'immagine diversa da quella che ci potremmo aspettare, da quella che potremmo vedere in una circostanza normale. E secondo me è un chiaro riferimento un po' alla poetica di Pirandello. Pirandello proprio in quegli anni studiava come sia effettivamente possibile che il nostro io non sia percepito allo stesso modo dalle altre persone e come questo porti ad essere a creare 100.000 diversi io e a rendere noi stessi diversi in ogni circostanza che stiamo vivendo. Pirandello è morto nel 1936. La mano con sfera riflettente del 1935. Non ho trovato fonti che verifichino questa cosa, ma secondo me è un'ipotesi probabile. Visto anche l'amore di Escher per l'Italia, non mi sento di escludere questa possibilità di incontro e unione tra i due artisti. Non vorrei dilungarmi eccessivamente, ma ci terrei adesso a mostrare qualche altra opera. Sicuramente, infatti, sarebbe molto riduttivo parlare di questo autore solo con un'opera, e per questo motivo vorrei invece presentare una veloce carrellata dei suoi maggiori lavori. In particolare le opere che hanno all'interno elementi e figure impossibili che appunto citavo in precedenza e che in realtà sono appunto la fonte della mia passione per questo artista olandese. La prima di queste opere che vi mostro si intitola Cascata. Sin da un primo sguardo capiamo che è un'opera strana e con uno sguardo più attento ci rendiamo veramente conto che c'è qualcosa che non va. Infatti è un'opera costruita su quello che si chiama triangolo di Penrose, che è una figura impossibile. Infatti, se cerchiamo di analizzare l'architettura di questa sorta di acquedotto che viene mostrato, questo mulino, questo complesso idrico, ci rendiamo conto che architettonicamente è impossibile da realizzare una struttura del genere, proprio perché è costruita su una figura geometrica impossibile, paradossale. Con lo stesso principio è stata realizzata anche Belvedere. Queste travi portanti, queste colonne
che di fatto costruiscono un palazzo impossibile da realizzare architettonicamente, fisicamente, sono costituite dal principio del cubo di Necker, che è alla base di questa di quest'opera. Cascata proponeva il triangolo di Penrose come intelaiatura geometrica, mentre in questo caso il protagonista è il cubo di Necker, che viene anche mostrato nella sua forma canonica, quindi non espansa per creare il palazzo, ma nella forma con cui viene comunemente disegnato, dal personaggio in basso a sinistra, che appunto ha in mano questo cubo di Necker. Altra opera molto complessa, ma molto interessante, è Galleria di Stampe. L'opera mostra una galleria d'arte e un quadro della galleria mostra la città che contiene la galleria d'arte che a sua volta contiene il quadro. Quindi si crea un vortice, una spirale, un circolo infinito di rappresentazione tra galleria, quadro e città. E quindi Escher in questo modo mette in scena l'infinito e il risultato è assolutamente sorprendente. Vorrei concludere questa carrellata con due opere molto simili che a mio avviso esprimono l'apice del genio di Escher. Sono Relatività e Concavo e Convesso. Se pensiamo che Relatività è datata a 1953, anche da un punto di vista storico ci rendiamo conto che queste opere rappresentano la maturità di un artista come Escher, che qui ci priva di qualsiasi punto di riferimento, motivo per cui queste opere sono osservabili da più punti di vista e presentano molteplici possibilità di visione. Non sappiamo più dove è il sopra e il sotto e questo produce sicuramente smarrimento, ma anche tante possibilità di vedere le cose in modo diverso, che magari è quello a cui Escher ha sempre puntato ed è quello che ci ha sempre cercato di suggerire con i suoi lavori e la sua produzione artistica. Lascio concludere il video a queste immagini che lascio sfilare senza che vengano commentate. E con queste ultime opere, sicuramente altrettanto interessanti, si conclude questo presente nella speranza che sia stato gradito.